No, Giada! Johnny, ma la tua maglietta è cambiata! Ma anche la tua è cambiata, è verde! Ma... cosa? Tutto cambiato. Ma cosa è successo al nostro studio, Giada? Johnny, siamo stati catapultati avanti nel tempo. Ma guarda le pareti, sono verdi, guarda la torre. Giada, vuoi dirmi che siamo nella seconda stagione dei Gormiti? Sì, è proprio così. E come vedi, qui l'energia meca ha lasciato parecchie tracce. Vedo. Guarda, non c'è più il nostro divano rosso. Adesso abbiamo due poltrone gialle. Proviamole. Ma sono comodissime. Johnny, può significare soltanto una cosa il cambio di set. Sì, Giada, l'abbiamo appena detto. Oggi entriamo ufficialmente nella seconda stagione dei Gormiti. Sì, ma non è solo questo. Ci saranno un sacco di novità e un sacco di sorprese. Quindi, amici, benvenuti al Gormiti Show! Ma a proposito di sorprese, avete visto tutta la seconda parte dello scorso episodio fino alla fine? Perché Giada mi ha mostrato un Lord Carrion con una trasformazione molto curiosa. E poi mi ha presentato un Lord nuovo, Lord Electrion. Johnny, ma certo che l'hanno vista. I nostri amici ci hanno scritto un sacco di commenti su come potrebbe aprirsi questa nuova stagione. Facciamo una cosa. Leggiamo un po' di commenti, così vediamo cosa hanno pensato. Sì, ci sta. Ok, dai, leggiamo un po' i commenti. Iniziamo con Lorenzo Ciccarelli. Mm-hmm. Secondo me Lord Carrion si è fuso con un altro nuovo Lord. Beh, intanto... perché non ci avevo pensato. Ma chi potrebbe essere l'altro Lord? Provate a scrivercelo. Lord Titano. Lord Electri... Lord Carrion con Lord Titano. Ma non lo so. No. Beh, proseguiamo. Va bene, andiamo avanti. Domenico Antoniello ci scrive: e secondo me Lord Electrion è il nuovo capo dei Lord, perciò il logo è verde e forse Lord Carrion è così perché ha superato un nuovo potenziale. Miscuglio di... è un po' una bella spiegazione, eh? Potrebbe funzionare. È difficile, non lo so. Andiamo avanti. Mario Rossi ci dice: che episodio stramitico. Vero. Per quanto riguarda se Lord Electrion sia cattivo o no, a prima vista forse può sembrare spaventoso, ma mi hanno insegnato a non giudicare nessuno delle apparenze. Bellissimo un messaggio bel pensiero, questo. Sì. E quindi credo che sarà della fazione del bene, perché l'elettricità aiuta l'uomo e forse modifica i corpi dei Gormiti, ecco perché può sembrare malvagio. Mamma mia, cosa ha scritto? Un bellissimo wow. commento. Tra questo. L'altro un bellissimo pensiero, bravo, un ottimo pensiero. Andrea Gottarelli ci scrive: secondo me Lord Carrion, e qui secondo me ha ragione, è diventato cattivo ed è per questo che il popolo del fuoco è cattivo nelle altre stagioni. È così, Giada, ha ragione. No, ma secondo me non può diventare cattivo. Perché no? Perché sì. E perché no? Vedremo, dai, sono proprio curiosa di vedere chi ha ragione di noi due. Non lo so questo presentimento. Gianmarco Cossi invece ci dice: secondo me Lord Electrion è buono e Lord Carrion è potenziato da Electrion perché il suo potere potenzierà i Gormiti. Questo può essere. Ragazzi, siete stati in tantissimi a scriverci, questi sono solo alcuni commenti. Continuate a farlo perché magari insieme riusciamo a indovinare cosa potrebbe succedere. Giusto. Ma per adesso possiamo solo farvi vedere una super anteprima. Siete pronti per la sorpresa? Io questa volta giuro non vi dirò niente. Guardate voi. Hai visto quanto sono belle le nuove armature dei Gormiani? Sono bellissime. E soprattutto hai visto quanto sono belli i nuovi bracciali degli elementi? Sì, i bracciali sono davvero gormitici. Ma Johnny, lo sai che ho una sorpresa per te? A me piace quando le sorprese per me. Non sbirciare però, Sei pronto? Hai sbirciato! Questo è il bracciale degli elementi! Esatto! Infusi di energia meca, i bracciali degli elementi diventano ultra bracciali. Il loro attacco magico è ancora più potente, disintegra i soldati d'ombra all'istante. Possono inoltre difendersi dai Gloomies grazie all'impenetrabile scudo di energia mecha. Davvero imbattibili! Wow, Giada, è davvero bellissimo, posso giocarci? Va bene. Allora, lo apro. Adesso. Ti aiuto? Sì, grazie, ok. Chiudo, così sto bello stretto. Lo accendiamo. Fa il rumore e poi... Giada, non ho il token. Ah, tranquillo, ce l'abbiamo. Abbiamo il token, in questo caso è il token di Trek. Lo inseriamo qui.
e dice il nome. Senti? Dice Trek. Dice il nome. Allora Giada, adesso ti dico una cosa. Con questo nuovo bracciale io posso sparare ai nemici. Vai, vabbè. spara. Così. Wow! Però posso anche difendermi. Difendersi come, sì, scusa? Guarda, c'è un pulsante rosso, io lo schiaccio. Wow, ma... visto? Ma è bellissimo! Così se i Darkan mi attaccano io mi difendo. Amici, vi è piaciuta E mi difendo questa... anche da te. Amici, vi è piaciuta questa super anteprima? Fatecelo sapere nei commenti e noi vi risponderemo. Mi raccomando, scrivetelo. Giada, mi è venuta in mente una cosa. Che cosa? Ma non è che anche il magazine nasconde qualche indizio sulla nuova stagione dei Gormiti? Diamo subito un'occhiata. Oh. Eccolo qua. Allora, intanto in questa uscita numero 5 troviamo in regalo la spada lancia dischi dei Gormiti. Ma deve essere bellissima. La spada lancia dischi. Poi... vediamo un po' cosa c'è nel suo interno. Sì, troviamo. I fumetti inediti, quindi, con tantissime storie. Mai viste, giusto? Storie mai viste prima. Mi raccomando, sono molto interessanti. Disegni da colorare, in questo caso Typhon. Ah, Giada. No, ragazzi. Eh sì. Auguri. Auguri. Eh sì, perché oggi auguri? È un anno che c'è il Gormiti Show. E il magazine ce lo ricorda. Eh sì, il magazine ci sta ricordando proprio che è un anno che siamo online. Poi giochi. Da ombrellone, laboratori. Super poster. E poi... ah, Giada, no. altro che indizio. Qui grazie. Abbiamo una pagina totalmente dedicata a Lord Electrion e all'energia mecha. Ma è bellissimo, guarda. Guarda. Quanti... Giada. No, Gianni, no. No. Non dirlo. È una sorpresa per i nostri amici. Devono scoprirlo quando vedono il magazine. Va bene, non lo dico. Troverete... No, Gianni, non devi dire niente, perché devono scoprirlo quando vedranno il magazine, quindi ragazzi dovete andare assolutamente in edicola a prenderlo, perché ci sono tantissimi indizi e novità. Ma se io non posso dire niente, non possiamo dire niente, che cosa faccio che mi annoio? Possiamo fare un laboratorio, lo scegliamo dal magazine. Dai, va bene, ci sto. Wow! Questo qui è il gioco del memory. Il gioco del memory? Sì, dopo ti spiego come si gioca. Intanto creiamolo. Allora, noi abbiamo stampato un pochino più grande la pagina che si troverà nel magazine. Sì, così vedo così meglio. Riuscite a vederla meglio. Allora, Johnny, è facilissimo. Ok. Vedrai che ci riuscirai anche tu questa volta. Sì. Prendi il foglio, sì, le forbici. Sì. E bisogna tagliare tutti i quadratini. Ok, bisogna tagliare i quadratini. Così poi una volta tagliati possiamo giocare. Giocare. Vabbè, pronto? Sì, hai capito? Dai, sì, è facile. Taglio i quadratini ed è facile. Allora, tagliamo. Okay. Tutto a posto? Mm-hmm. Dai, oggi sei riuscito a farlo, no? Vabbè, è semplice. È facile, vedi, ho scelto una cosa facile così riuscivamo a farla tutti e due. Guarda che bello. Gianni? Lì c'è. Qua c'è un serpente. Sì, lì c'è un serpente. Adesso faccio un'altra cosa. Un serpente? No, continua pure. Mi sento confuso, Giada. Non devo far così? Intanto finisci. Guarda. Questo è per te, Giada. Oh, un cuore. Grazie, Johnny, però... lo mettiamo qua così poi ci giochiamo. No, adesso sì, aspetta che faccio... Aspetta. Devo fare un'altra forma. Grazie per il cuoricino, Però in realtà non devi tagliarle così le carte. Tu hai detto che bisogna tagliare poi giochiamo. No, sì, ma devi tagliare i quadratini. Non così a serpente, a cuore. Cioè, è carino, però non si può giocare così. Quindi non posso giocare col serpente. No, puoi fare un altro gioco, ma non in memory. Guarda, per fortuna la produzione... ce ne ha stampati altri e ce li ha tagliati. Così possiamo giocarci. Io lo so perché l'ha fatto, perché sanno che sono un pasticcione. Penso proprio di sì. Quindi spostiamo tutto quanto. Va bene. Allora giochiamo con quello. E giochiamo con queste. Tieni anche le forbici. Ok. Allora, quadratini. Il gioco consiste nel girare tutte le immagini. Ci sono anche i Darkan. Ci sono tutti proprio. Le giriamo e poi Le giriamo al contrario. No, aspetta un attimo. Devi girarle così. Ok. L'immagine verso l'alto, così bisogna guardarla. Quindi bisogna fare una fila di quanti quadratini? Vediamo, facciamo una, due, tre. No, non devono essere file, un po' sparse. Ah, bisogna essere in giro? Sì. Ah, ok. Aiutami, così facciamo prima. Ok. Ok, adesso... Okay. Adesso dobbiamo guardare un attimo tutte le immagini. Ok. Ricordarci dove sono, perché dobbiamo trovare la coppia uguale, quindi la stessa immagine. Ok. E solo così avrai il punto. Quindi per esempio se trovo un Zephyr qua, devi trovare lo stesso Zephyr nell'altra parte. Devi ricordarti dov'è. Va bene. Pronto? Sì.
Vai, inizia okay, tu. Ok, inizio io? Sì. Certo, avevi di fianco. Però me ne sono ricordata. Guarda. Anche tu ce l'avevi di fianco. Se no, andiamo un po'. No. Diamo questo e questo. Wow, bravo! Guardate! Tocca a me. Sì. No. Ultimo io. Vai. Questo che non abbiamo mai girato. Ah, che era da quelle parti. Forse questo? No. Vabbè, niente. Dai, Johnny. Sui lavori manuali non sei tanto bravo, Però sulla memoria sei molto bravo. Guarda che quanti punti hai fatto. È vero, è vero. Dai, saluta i nostri amici. Non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento alla seconda parte dell'episodio. Io intanto Giada vado avanti a esercitarmi perché questo gioco mi piace. Sì, dai, continuiamo. Tantissimo. Ciao. Allora, Zephyr. Allora. Questo sembra una statua. Lo pensare. Ciao a tutti e grazie per averci seguito e per Gormiti.